Appena si entra ad Urbino, non si può fare a meno di notare quanto la città, splendida nella sua urbanistica medievale, sia fortemente orientata al futuro. Tantissimi giovani studenti, infatti, affollano piazze e vicoli. Sarà forse per questa attenzione così estrema verso il domani che chi amministra la cittadina tutelata anche dall'UNESCO pare volerne cancellare il passato. Come? Tutto parte dall'incredibile storia di Marisa Andreoni e di sua madre, Maria Giuseppina Fenera. Abbandonata dai propri genitori, appena nata, la signora Fenera se n'è andata senza essere riuscita a conoscere l'identità di chi l'aveva messa al mondo. Tuttavia, la sua lunga ricerca ha portato ad una scoperta agghiacciante. I fascicoli dei nati nel comune di Urbino dal 1908 al 1960 mancano. Young ha così deciso di recarsi a Fano per ascoltare la testimonianza diretta della signora Andreoni. Ecco cosa ci ha raccontato. Mamma, quando è nata, la madre forse, non lo sappiamo per quale motivo, comunque l'ha lasciata al brefotrofio e l'ha affidata a una famiglia di contadini nelle Cesane di Urbino, dove la madre, si suppone che fosse una studentessa, andava regolarmente a trovarla per un periodo di tempo, poi all'improvviso è scomparsa. E non sappiamo. Non si è più saputo nulla. Fin dall'età della ragione mia madre rifiutava di stare nella famiglia. Una vita difficile poi perché la famiglia... Difficile, non l'hanno mandata a scuola, le facevano fare i lavori dei grandi, una vita, una brutta vita. Non le volevano bene perché ogni giorno le ricordavano il suo stato di figlia di anelle. Per non dire peggio. Sì, usiamo un acronimo. Sì. Aveva anche una malattia, tra l'altro. Sì, mamma genetica. È nata con questo problema di. Abbiamo saputo poi che era talassemia minor, che però era in una forma abbastanza importante. Ecco, nonostante tutte queste difficoltà, l'abbandono, il dolore, un'infanzia difficile, comunque. Lei fino a oltre 90 anni ha vissuto con la speranza di poter sapere chi era la mamma. Cosa diceva spesso? La speranza che voleva sapere chi era la madre era questo che le dava questa forse una specie di rabbia, di questo dolore grande, perché diceva sempre mamma che ci aveva una lama infilata nel cuore. Lei descriveva il suo dolore in questa maniera. Le ho promesso, quando mamma ha compiuto 80 anni, le ho promesso, le ho giurato di andare fino in fondo, di impegnarmi seriamente. Da quel momento abbiamo dato incarico a avvocati, abbiamo fatto le cose, abbiamo cercato le normative perché... Ecco, ma perché tutte queste difficoltà nel trovare... Nell'avere accesso all'archivio degli esposti per no, trovare. Se per quello che ho vissuto era come se si andasse a scoprire qualche cosa che doveva rimanere nascosto. E tutti concordi, tutti d'accordo, ostili quando si facevano queste domande. L'hanno anche accusata di voler cercare questa identità con questa commissione solo perché voleva avere l'eredità. L'eredità, invece volevamo accontentare mamma. A parte che sono stata appoggiata anche da mio fratello, da mia sorella e tutta la famiglia ha partecipato. Certo, a questa ricerca estenuante. Ovviamente anche, eravamo tutti ansiosi e ogni volta ci sembrava di essere arrivati vicino alla verità. E poi, ecco, ma gli enti che hanno fatto ostruzionismo che sono coinvolti? Hanno fatto ostruzionismo, fingevano di non conoscere le norme, fingevano... Le ha raccolte lei, le norme, le ha date? Tutto, e ho fatto le ricerche senza essere preparata in nessun modo a queste cose. Negli archivi ho letto, ho ricostruito tutta, dal 1865 fino ad oggi, tutta la normativa, le modifiche delle leggi, le leggi nuove... E tutto, e ho trovato una grande attenzione verso questi bambini abbandonati.
l'intento di chi gestiva queste cose era anche dei legislatori che sono molto attenti, molto scrupolosi, scrupolosi in una maniera. Non c'era un perché da porsi. Leggendo quelle norme c'era scritto tutto quello che si doveva fare, come dovevano essere gestiti i bambini, come dovevano essere custoditi i documenti riguardanti questi bambini, anche perché il legislatore stesso aveva sempre la speranza che un giorno ci potesse essere il ricongiungimento. Ecco, poi nel 2002 c'è stata una svolta, perché lei ha fatto, il TAR le ha detto praticamente che lei ha ragione, che lei deve avere questi documenti. Sì. Poi non è che doveva dirlo il TAR, bastava interpretare le leggi. Già c'erano le leggi, c'erano delle informative che inviavano continuamente al comune di Urbino, perché tra l'altro il sindaco era la figura istituzionale che doveva gestire questi bambini, e nel suo ruolo di ufficiale dello Stato civile, che pare che in Urbino però il sindaco demandi ad altri, perché lui proprio non mi ha quasi mai risposto, quindi, forse una volta. Quindi ad oggi, nonostante la sentenza del TAR che conferma ciò che la legge, che tante leggi, poi noi le andremo a elaborare, vedremo anche le relazioni dei vari funzionari che sono stati coinvolti per le indagini, ad oggi lei non ha ancora una risposta, non ha ancora accesso a questi documenti. Perché mi sono rivolta al TAR delle Marche, mi ha riconosciuto il diritto prima della sentenza del TAR, e mi dicevano tutti che era una cosa segreta, che non la potevo sapere perché toccava tutelare la riservatezza della madre, nonostante fosse riconosciuto il diritto della figlia a sapere chi fosse certo, che l'aveva messa al mondo. Sì. Dopo la sentenza del TAR, nessuno, prima hanno difeso questi documenti come se ce li avessero nelle mani, c'era il segreto. C'era lì. Poi, dopo la sentenza, nessuno più sapeva dove erano. Quindi prima le hanno negato l'accesso. Sì. Poi con la sentenza ha detto non ci sono, non sappiamo dove sono. Non dicono nemmeno che non ci sono. Non sanno dove sono, forse non sanno nemmeno quali documenti io voglia, e le ho chiesti, io ho scritto 10 milioni di volte che voglio vedere, perché mi spetta, perché il TAR ha emesso sentenza, ha intimato gli amministratori pubblici ad eseguirla questa sentenza, di mettermi a disposizione gli allegati all'atto di nascita, che dovrebbero contenere il verbale di assistenza al parto, il certificato di nascita con il nome di chi ha partorito. Visto che qui a livello locale abbiamo visto un muro di gomma, nessuno va ascoltato, avete pensato giustamente di rivolgervi un po' a Roma, alla sede centrale, sperando che da lì arrivasse un ordine perentorio che insomma facesse anche osservare la sentenza del TAR, tra l'altro. E invece cosa è successo? È successo che dietro consiglio di un prefetto del Ministero dell'Interno mi sono rivolta al Ministero dei Beni Culturali, precisamente al direttore generale degli archivi, dottor Maurizio Fallace, perché mi avevano detto a Roma, e poi così è, che questo ministero ha l'obbligo della tutela, della custodia, della vigilanza di questi documenti importantissimi, perché sono i documenti dell'esistenza degli italiani. E sono documenti storici molto importanti. E così ho fatto, ho telefonato al Ministero dei Beni Culturali, ho chiesto di parlare con il dottor Fallace, ma mi hanno fatto parlare con dei suoi, forse non lo so che ruolo hanno, il dottor Cassetti, il dottor Otello Pedini, ai quali per telefono ho raccontato un po' la vicenda. Poi, per potermi aiutare, ho dovuto scrivere e raccontare la storia bene bene, ho allegato tutti i documenti più importanti e più salienti, ed anche la sentenza del TAR chiarissima, che intima le amministrazioni pubbliche ad eseguire quella sentenza, l'esibizione di questi atti.
ho avuto un po' di collaborazione da parte del dottor Pedini, poi è intervenuto il dottor Maurizio Fallace, che speravo di essere finalmente arrivata al punto giusto, il quale ha dato incarico alla dottoressa Berretta, direttrice dell'archivio di Stato di Pesaro, e alla dottoressa Palma, soprintendente archivistica, di seguirmi in questa ricerca e di aiutarmi a trovare questi documenti. L'incarico alla dottoressa Palma, non so per qual motivo, è stato revocato, alla dottoressa Berretta è stato riconfermato e in veste ufficiale ha iniziato ad andare negli archivi, negli uffici, per chiedere l'accesso a questi archivi, e purtroppo gli è stato negato. E non è un'esagerazione se dico che forse è stata anche minacciata. E a quel punto da Roma non ho saputo più niente. La dottoressa Berretta è stata anche punita per questo motivo. Perché? Cosa è successo? È successo che hanno fatto un incarico. Quando la dottoressa Berretta si è presentata negli uffici per verificare, per cercare questi documenti o per andare, insomma, forse non li doveva nemmeno cercare perché in qualche cassetto li hanno, ha fatto la sua relazione ai suoi superiori informandoli di quello che era successo. In fin dei conti aveva un incarico ufficiale, non è andata così a dire per piacere, aveva un incarico preciso, certo, ed era in veste ufficiale. Ma secondo lei perché neanche da Roma hanno saputo o voluto aiutarla a risolvere questo che diventa un mistero? Probabilmente stanno nascondendo qualche cosa, e penso qualche cosa di grave. Per questo l'unica persona alla quale non mi sono mai rivolta, anche perché ora finalmente abbiamo una donna e una maggiore sensibilità, io spero, e la prego di aiutarmi a risolvere ad aiutarmi a capire chi è mia nonna, chi è la madre di mia madre. Ho il dovere morale. Bisogna che aspetto un po'. Sì. Signor Ministro, io spero vivamente, anzi ci credo, che lei mi dia veramente una mano, che mi aiuti a risolverlo. Intanto la ringrazio e spero tanto che finalmente un ministro donna si faccia valere su tanti funzionari, ecco, nella periferia siamo quasi tutti abbandonati. Abbiamo bisogno di lei.